Buonissimo, perché c'è un italiano che ha provato, ha assaggiato la mia ricetta. Ciao ragazzi, ciao ciumi ciumi, benvenuti al mio canale Termo e tu Tele. Che significa? Significa Termo e Tele. Sono indonesiana e questa è la prima volta che faccio la ricetta in italiano. Speriamo bene. Allora, oggi voglio farti vedere come fare pollo con salsa di soia dolce. Questa ricetta ho trovato su Instagram di Giulia e Casari. E ho provato, ho assaggiato. È davvero buonissima. Quindi, perché così buonissima, io ho messo anche sul sito Cookpad Italia. C'è un italiano che piace tanto questa ricetta. Non solo a Cookpad, anche nel mio Instagram ho messo anche la ricetta. Una cosa importante è devi usare salsa di soia dolce e denso, non è quello che è un po' liquosa, che secondo me quello che hai trovato al supermercato normale, secondo me non è buona. Devi andare al negozio cinese oppure negozio roba asiatica. Allora, siete pronti? Andiamo, si guarda come faccio pollo con salsa di soia dolce. Allora, ingredienti sono 250 g di pollo, però in questo caso io uso 800 g di pollo. Questo qui, 800 g. Con 3 cucchiaini di coriandolo in polvere. Io uso in polvere. Un po' di sale, un po' di curcuma, zenzero, pezzettino di zenzero, 1 cm o 2 cm, e 6 spicchi d'aglio, allora, per gli altri ingredienti sono 3 cucchiai di zucchero di cocco, questo, e poi un po' di pezzettino di tamarindo, io uso questa marca, tamarindo, un pomodoro, poi tagli in 6 pezzi, un po' di cipollotto. Una cipolla dorata, acqua già pulita, poi io metto questo qui dentro e per 800 grammi io uso 6 spicchi d'aglio. Tagliare fini fini. Levare prima il germoglio qui dentro. Finché non diventa come una crema di coriandolo, aglio, sale, curcuma e diventa così. Ora dobbiamo mettere sul pollo e dobbiamo marinare almeno 15 minuti.
Possiamo anche marinare dopo pranzo, per esempio, quindi per la cena è già pronto. Oppure 24 ore, il sapore diventa anche meglio. Puoi anche tagliare pezzettini, dopo lo taglio in pezzettini. Ready for hours later. Più importante è salsa di soia dolce, sweet soy sauce. Io ho comprato al negozio cinese e diventa così denso, si vede da qui. Se ce l'hai salsa di soia dolce indonesiana è anche meglio.
buonissimo, perché c'è un italiano che ha provato, ha assaggiato la mia ricetta e lui ha detto la ricetta è buonissima, e già due o tre volte ci ha fatto questa ricetta. E poi una cosa, dovete mangiare con riso, riso basmati o riso normale, riso bianco. Però non vedo l'ora mai assaggiare. Buono, buono. Allora, ci vediamo alla prossima. E non dimenticare, iscriviti, lascia un like e dimmi se ti piace la ricetta. Ciao, ciao. Thank you.